vincitori. Nessuna regina aveva perso la propria corona nonostante avesse combattuto il meglio la propria battaglia. Il trono dei troni reclamava colei che sarebbe succeduta alla grande regina, ma le entità supreme del bene e del male. Padrone del tempo e dell'intangibile essenza dell'animo umano non cedettero il passo l'una all'altra. Fu alfine la saggezza, arbitro unico dell'ingiudicabile, a capire che non esiste bene senza male, né male senza bene. Chiamati saggi, eletti dal popolo, e fu lasciato a loro l'esperienza e il compito di lasciare la corona solo a coloro delle 8 regine che avessero dimostrato in battaglia di possedere gli elementi necessari per regnare sulle altre. Privarono 5 regine delle loro corone, assoggettandole a colei che avrebbe occupato il trono dei troni. Fedeltà solo alla regina.